È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. La terza giornata di Serie A Team si apre all'Allianz Stadium con l'autogol di Perparim Etemai. Pallone alle spalle di Sorrentino sul calcio di punizione calciato da Miralem Pjanic. Anticipa tutti il centrocampista del Chievo, ma mette il pallone alle spalle del proprio portiere. Juventus in vantaggio, nulla da fare per Sorrentino. Il raddoppio con il tocco di Pjanic per Higuain. Spacca la porta il Pipita per il 2-0 per lui. Secondo gol in campionato. Destro potente, incrociato da Higuain. Lo scambio di Dybala, Pjanic, Higuain, controllo. E destro vincente per il 3-0. Poi Bernardeschi ispira Paulo Dybala. Dribbling, sterzata e sinistro in porta per il 3-0. E per il quinto gol in campionato per la Coscia. L'assolo di Paulo Dybala, nulla da fare per Sorrentino. A San Siro l'Inter va in vantaggio sulla SPAL, decisivo il VAR per decretare il calcio di rigore che trasforma Mauro Icardi per l'1-0, anche lui come Dybala, compagno di Selección. A quota 5 gol in campionato, spiazzato Gomis che poi deve arrendersi al mancino, alla dinamite di Ivan Perisic. Al volo, gol bellissimo del croato, il secondo in campionato, sceglie la stessa porta rispetto a quello con la Fiorentina. Gol di rara potenza e bellezza, quello di Perisic. Il Sassuolo va in vantaggio all'Atleti Azzurri d'Italia con il primo gol in campionato di Sensi. Ripartenza con l'assist di Pollirola, pallone tra le gambe di Etrit Berisha per il vantaggio del Sassuolo. L'Atalanta reagisce e trova il gol dell'1-1. Prima è fortunato nel rimpallo, poi è un gran mancino quello di Andreas Cornelius che trova il primo gol del nostro campionato. Non ci arriva Consigli. Atalanta che pareggia con il gol di Cornelius. E poi nel secondo tempo con l'altro centravanti, Andrea Petagna, sul cross del Papu Gomez. Tocco anche un po' fortunoso del numero 29 che trova il suo primo gol in campionato. La deviazione vincente di Petagna con il destro. Funziona ancora l'asse Gomez-Petagna. Il Cagliari inaugura la sua nuova casa con il gol di Marco Sau. Non poteva essere che un sardo a firmare la vittoria sul Crotone. La verticalizzazione di João Pedro. Scatta Sau, guarda Cordaz, pallone sul palo e poi in rete per l'1-0 del Cagliari. Alla Bentegodi la Fiorentina trova gol. È la prima vittoria in campionato. Nicolas non trattiene il diagonale di Benassi. Arriva il Ciolito a timbrare la sua prima gioia con la numero 9 della Fiorentina. 1-0 per la squadra di Stefano Pioli. Calcio di rigore poi per l'atterramento di Chiesa da parte di Nicolas, che non può nulla sul tentativo di trasformazione di Cyril Terot. Anche per lui primo gol in maglia viola. Il terzo invece in campionato per Terot. Fiorentina che non si ferma e sul calcio d'angolo battuto da Benassi, la deviazione vincente con l'esterno di Davide Astori. 3-0, prima gioia in questo campionato per il capitano della Fiorentina. Tocco morbido alle spalle di Nicolas, il gioiello però è quello di Jordan Veretout su calcio di punizione, destro straordinario pennellato all'incrocio dalla francese ex Saint-Étienne. Vola, ma inutilmente Nicolas, è imparabile la parabola di Veretout. Il quinto gol lo sigla invece Gil Dias. Bruno Gaspar, il tocco per il portoghese che fa passare il pallone tra le gambe di Nicolas. Trova anche lui il primo gol in Serie A Team. E il punto esclamativo sulla vittoria della Fiorentina. L'Udinese batte il Genoa, palo colpito da Nuitink. Arriva Jakub Jankto per l'1-0. Torna a segnare il talento ceco. Non può nulla Mattia Perin. Il palo di Nuitink, la deviazione vincente di Jankto. Lazio che passa in vantaggio sul Milan con il calcio di rigore per il contatto. Luis Alberto che sì, non sbaglia. Ciro Immobile intuisce Gigio Donnarumma, ma non può evitare l'1-0. Rigore calciato alla perfezione dal numero 17 laziale. Immobile che si ripete poi
sull'assist di Lulic, coordinazione perfetta e destro ancora una volta alle spalle di Donnarumma. L'esultanza di Ciro Immobile, per lui terzo gol in campionato. In ritardo Bonucci e perfetto Immobile nella girata. Ancora Lulic, tocco per Parolo, Immobile controlla e brucia sul tempo Donnarumma e Bonucci. Tripletta, hat-trick, pallone a casa per Ciro Immobile. 3-0 Lazio. Gran tocco di Marco Parolo, gol da rapace di Immobile, che poi veste anche i panni dell'assist man. Palla per Luis Alberto davanti a Donnarumma. 4-0, poker laziale, esplode l'Olimpico. Ringrazia il compagno Luis Alberto. Trova il primo gol in questo campionato, il secondo assoluto in Serie A Team. La reazione del Milan produce il gol del 4-1. Çalhanoğlu trova Montolivo, si gira e trafigge Stracoscia per il gol del 4-1, ma è troppo tardi per la squadra di Montella. Torna a segnare Montolivo. Il Torino trova con Iago Falché nei minuti finali il gol che vale il successo sul campo del Benevento. L'assist di Ljajic, controllo e mancino in porta di Iago Falché. Primo gol in campionato per lo spagnolo. L'assist delizioso di Lorenzo Insigne per il colpo di testa di José María Callejón. 1-0 del Napoli. E primo gol in campionato per Callejón. Un altro assist per Insigne. Rischia il Bologna, recupera palla Dries Mertens, entra in area, calcia con il mancino tra le gambe di Antonio Mirante. Diventano due i suoi gol in questo torneo. E 2-0 Napoli, a segno Dries Mertens. Il punto esclamativo arriva con Zielinski sullo scarico di Callejón. Azione bellissima del Napoli, secondo gol in campionato anche per Zielinski. E Napoli che batte 3-0 il Bologna.